Simone Bagnoli, era importante per questo Scauri ricominciare a vincere quest'oggi e così è stato. Sì, era fondamentale, non importante. Oggi ci voleva una vittoria di carattere contro una squadra che correva come dannati, tutti i ragazzetti molto molto bravi, tanti anche nel giro della nazionale, e ci hanno messo in seria difficoltà. Era importante, abbiamo vinto, una vittoria bella ma non bellissima, brutta ma non bruttissima insomma. Uno Scauri che era inciampato la scorsa settimana, cosa è successo? Ma la scorsa settimana c'è poco da spiegare, un po' di poca concentrazione nostra, però una percentuale al tiro loro. Io sono uno che non cerca alibi, ma contro una squadra che tira in quel modo 9 volte su 10 perdi, quindi merito loro e anche tanto demerito nostro. Sono stati più bravi, ci sta una partita persa, non... è difficile fare come l'anno scorso che hanno vinto un campionato senza perdere mai. Io non ci sono mai riuscito in carriera e qualcuno l'ho vinto. La squadra ha dimostrato oggi di difendere subendo 60 punti in casa da una squadra che ne fa tanti di più di media, quindi ci siamo. Oggi non è entrato il tiro da fuori, abbiamo segnato poco, però la squadra ha dato un segnale importante. Una DNC che si è popolata di tantissimi ragazzi e squadre giovanili, dall'alto della tua esperienza, perché sei un giocatore ormai che ne ha tanta di esperienza, come vedi questo campionato? Per me è difficile perché corrono come disperati, però secondo me Scauri può far bene, non dobbiamo montarci la testa, l'obiettivo è sicuramente adesso arrivare in Coppa Italia e poi penseremo a un'eventuale vittoria del campionato. Stiamo ai piedi per terra, noi stiamo lavorando bene, molto bene, e sinceramente oggi non ha reso giustizia al lavoro che facciamo in settimana, però adesso pensiamo, siamo proiettati per arrivare primi e andare in Coppa Italia. Coach Colella, una sconfitta, ma il suo San Paolo Ostiense ha tenuto testa a questo Scauri quest'oggi? Insomma, abbiamo tenuto testa il primo quarto, loro gli è bastato il secondo quarto. Terzo e quarto abbiamo fatto meglio, però il parziale preso al secondo quarto era troppo ampio. Qui con giocatori così di qualità è difficile poi riprendere 15-16 punti. Cosa è successo in quel secondo quarto quando praticamente la sua squadra ha messo giù un parziale di 26-8, quasi un'amnesia? Beh, giocano pure gli avversari che mi sembra che siano abbastanza bravi, abbiamo avuto qualche disattenzione difensiva, in attacco abbiamo affrettato, in attacco abbiamo tirato con poca convinzione, abbiamo sbagliato dei canestri anche non facili, però fattibili, in quel momento non siamo riusciti a compensare né da una parte né dall'altra, cioè, è stato... In genere difendendo meglio si riesce a compensare dei momenti di bug in attacco, invece non ci siamo riusciti. Un San Paolo che è giovanissimo, io sto notando che quest'anno le formazioni del Capitale hanno una filosofia giovane, a cosa si punta con questa filosofia? Ma secondo me per le squadre romane questa è l'unica strada percorribile. Noi non ci abbiamo per adesso nemmeno un parametro. Oggi erano 8 su 10 dell'Under 19 più 95, perché penso sia per le squadre romane, penso che sia giusto così, non c'è un altro senso, non è un altro modo per fare i campionati se non spendendo di più, facendo, però non è questo il momento, almeno a Roma, per una cosa del genere, almeno per noi facciamo così, cioè abbiamo un settore giovanile molto buono e lo utilizziamo, sì, per forza. Come vede questo campionato? Sono state rispettate le attese oppure c'è qualcuno che ancora non ha raccolto quello che doveva raccogliere? Non lo so, è difficile dirlo questo, mi sembra che le tre squadre che stanno più avanti siano quelle un po' più sicuramente più attrezzate, sì, ma poi non è solo una questione di qualità di giocatori, è anche una questione di piazza, di ambiente, di pubblico, di società, cioè ci sono delle società che sono che meritano altre platee come qui a Scauri, come anche le altre che stanno un po' più avanti e hanno raccolto secondo me quello che hanno meritato. Coach Addessi, ci rivediamo dopo una bella pausa, praticamente non ci incontriamo da 2 settimane. Com'è stata questa partita secondo te? Vabbè, una partita che noi temiamo, perché veniamo da una pausa, più da una sconfitta, che può essere una cosa ovvia. Una sconfitta, proprio una squadra che veniva da 36-37 partite vinte, ovviamente potevamo avere una reazione un po' negativa, invece ecco, posso dire che la squadra ha reagito, ma aspettavo qualcos'altro in più, comunque abbiamo ripreso il percorso
di un mese fa, perché ultimamente insomma abbiamo un po' calato come intensità. Una squadra, il San Paolo, abbastanza compatta quest'oggi, fatta di giovani che corrono. Sì, sì, loro è una squadra che a volte la gente sottovaluta, perché loro hanno 40 minuti di intensità, non mollano mai, quindi loro all'interno dei 40 minuti possono avere dei momenti in cui loro hanno un calo, però poi ecco subito si riprendono e non hanno mai mollato, perché anche poi alla fine si erano riportati di nuovo a 13-12 punti. Notavo il minutaggio di alcuni giocatori che sta calando vistosamente. Scelta tattica o c'è qualcuno che deve recuperare la forma? No, vabbè, a volte da partita in partita capita dei giocatori che del minutaggio dipende come stanno, come reagiscono. Sì, c'è sta chi è sta un po' più giù fisicamente rispetto ad un altro, però è il campo poi che dà i minutaggi, non è che nessun coach si mette qui, non è che il settore giovanile che allora cerchiamo di far giocare tutti. Meno male io ruoto 8 giocatori, all'interno di questi 8 giocatori ognuno trova dello spazio in più. E voglio fatto notare che al di fuori della Fortitudo Ostiense sono una delle poche squadre che all'interno di questi 8 abbiamo 2 under in campo. Prossimo turno c'è una trasferta e Scauri sta lottando per quello che è un traguardo volante, la Coppa Italia. Sì, è una cosa che noi non nominiamo perché andiamo di domenica in domenica. Sabato ci aspetta una partita abbastanza impegnativa, visto no, una squadra abbastanza esperta con qualche ex come Barracco, su un campo abbastanza ostico perché non è un bel campo quello, visto no.